questo. Donne belliccioni erano grandiose, gli uomini un po' meno. Chi giocava a carte, chi aveva le donnine. Sì. Guarda questo anche oggi, eh? Di questa attività che nasce nel 1847. E 47. 847. E nasce con una fabbrica di busti. La mamma della mia nonna mise su una fabbrica di busti. Adelia Comparini, Sì, pace da che me. sposò Enrico Bellincioni. E misero questo grande ingrosso di tutto, era quello, non era mercerie, era un bazar proprio, anche roba che arrivava tanto dall'estero, dall'Oriente, capito? Davvero, sai? Cose davvero belle anche. Qualcosa si è avuto, ma poi si è perso tutto. E poi subentrarono i figli, che erano la mia nonna, la sua sorella Anna Bellincioni, che aveva il negozio però sul cima, accanto all'arco. E cominciarono i figli. Dunque, la mia nonna aveva un fratello che si chiamava Ottoro, uno Ferdinando. E poi erano due sorelle, una era morta giovane, a 19 anni. E i cugini, che c'era Tommaso Bellincioni, Guido, altri. Sicché senti, Zorottolo era un cacciatore, cene e carcere, e caccia. È un atteggiamento maschile Boh, quello, eh? sì. Lo zio Maso c'aveva tutte le amanti, che gli comprò l'armonia, la comprò a quella che la chiamava la baffona, non lo so. È un altro atteggiamento maschile. Lo zio Nando giocava e perse tutto. Altro atteggiamento maschile, poca furbizia. Eh sì, ecco questo. La mia nonna si staccò da loro e nel 1910 mise il negozio qui. E la zia Anna lassù, Corso Matteotti 35. Ecco, qui è l'inizio proprio di Corso Matteotti, praticamente, adiacente proprio al comune. Sì, al comune. Poi l'ha presa la mia mamma e poi è la mia sorella. Io ho lavorato 25 anni nella ditta del mio ex marito e ora c'è la mia figliola, la Rebecca, è lì. Capito? E questa è la storia che si conclude nel 2019, quindi oggi ne abbiamo Lo 23 febbraio 2019. si finisce fra 2 mesi noi, la liquidazione. Poi E cessazione completa. eccessivo. Alla Lucetta gli possiamo chiedere un'opinione, no? Con questo sistema di oggi, perché un po' di No, è una mondo l'ha visto. tragedia, ma questo sistema ha sdegnato tutti proprio, Capito? Io ho conosciuto Ponte d'Era al mercato, la banda, capito? Ma andava bene La così. nostra Monte. Capito? Hai capito? Ma siccome sono intelligenti, bravi, capito? Tutti Gente si curiosa, sentono all'altezza di essere bravi. di cambiare il mondo, se un nome la vale l'altro. Ma per dire, siamo in Toscana, capito? Io ringrazio Lucetta. Un grazie, un abbraccio e un bacione alla Lucetta. Allora, bimbo, tanto io dico sempre cosa penso, Ma Certe volte quello è non una cosa le che abbia a vedo deliziare sempre tanto. tutti, vero? Sì, certe volte un po' vorrebbe.